Motore, partito. Buio in sala. Appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Eccoci qua, perché lui è Francesco Gesualdi e tutto il resto è cinema. Benvenuto Francesco. Benvenuti, eccoci, a tutti, evviva. Grandi cari ascoltatori. Questa allora, mattina, che cosa hai preparato? Allora, piccola premessa per confermare quello che avevamo detto martedì, sì, e cioè il vento in poppa nel film di Verdone, del film di Verdone. Campione di incassi. Solo di incassi, perché questa volta il film di Verdone mette d'accordo botteghino e critica, certo. E quindi il pubblico. È un affatto en plein e non possiamo che essere molto felici, perché a parte abbiamo avuto ospite il grande Giallini. Dunque siamo felici per un motivo molto semplice, perché siamo felici per quando primeggia il cinema italiano in assoluto, poi siamo ancora più felici quando vediamo rivolgere a questi grandi attori, che sono anche i nostri fraterni amici, il successo e il consenso che a loro è dovuto. Marco Giallini, su tutto. Andiamo avanti, via. Allora, oggi parliamo di un film molto particolare. Il titolo è Mediterraneo, Mare di Vita, è un progetto di Caterina Ponti e Gianluca Nardulli, che sono nostri ospiti a Buio in Sala. Ciao Gianluca, ciao Caterina. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Benvenuti, buongiorno a entrambi, benvenuti. Allora, è un film un po' particolare, non segue i soliti canoni a cui siamo abituati, non è però un documentario classico come li abbiamo sempre visti. Che cos'è? Ce lo spiegate un po' meglio. E innanzitutto è un documentario film ed è il primo documentario film di Edutainment, che è l'acronimo di Education e Entertainment, quindi è il primo documentario film di un nuovo genere, di un nuovo format. Sarebbe l'associazione del divertimento e dell'educazione. Ecco, nel mondo, nelle altre cinematografie, ci sono esperimenti, ci sono film di questo genere? Sì, è un format che abbiamo portato dall'America, negli Stati Uniti già esisteva. E qual è lo sbocco di questi prodotti? Lo sbocco di questi prodotti è informare e divertire il pubblico il quanto più eterogeneo possibile, e sul nostro mercato noi l'abbiamo proiettato in varie regioni, in varie sedi istituzionali con differenti tipi di audience, e ha avuto un grandissimo successo ed ha vinto, divertito e convinto dal bambino all'adulto, dal giovane al professore universitario, dal docente all'assessore, al sindaco di varie città e paesi che ci hanno appunto ospitato e invitato. Vedi, questo più che sbocco, io lo ritengo una necessità. Questo intanto lo imparo stamattina, che mi piace molto, edutainment. Infatti perché? È un termine nuovo. Certo, ma perché una necessità? Faccio un esempio, no? Al cospetto dei nostri figli, quando arrivano a casa e ci parlano di quello che è il cammino impervio dell'insegnamento scuola, no? Io per esempio con loro dico, ma possibile che non conoscete la capitale di, possibile che conoscete la storia di quest'altro, bla 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 bla, perché mi dicono papà questa ci fa due marroni quando ci spiega la storia, esatto. Che tu non ne hai la più pallida idea. Allora l'edutainment, che può essere relativo a fatti di anni trascorsi, ma come nel caso dei due nostri apprezzabili amici, è storia recente, è informazione, cioè tu i fatti glieli racconti come se fossero un film o come se fossero una vicenda, come dire, di un libro che stai leggendo, e hai fatto bingo, no? Questo credo che sia l'obiettivo dell'edutainment, no? È esattamente questo. Quindi, diciamo, questa vostra prima opera, tutta centrata sul mare,
può essere tranquillamente applicata alla storia, alla geografia, ai beni culturali per raccontare la grande ricchezza del nostro paese. Potrebbe essere proprio un passo ulteriore per valorizzare il nostro patrimonio, è così? Esatto, il Mediterraneo è un mare ricco di storia, di tradizioni, che unisce comunità e stati. È un incredibile scrigno che contiene enormi tesori che contribuiscono a rendere uniche al mondo le coste che lambisce, con i suoi ecosistemi delicati, paesaggi mozzafiato, un mare che comunque ha bisogno di rispetto e sempre di più, insomma, unisce le economie locali di tanti paesi, un patrimonio su cui si basa e sempre si potrà basare il futuro di intere comunità, dall'Europa sino all'Africa e al Medio Oriente. Ci potete fare un tracciato del vostro film per invitare poi chi ci sta ascoltando ad andarvi ad assistere? Per esempio, una delle cose che potete raccontarci della vostra opera, che può essere di interesse proprio generale. L'incipit del documentario film: immagini da sentire, musiche da vedere. Immagini da sentire perché sono tutte ovviamente da scoprire, sicuramente da apprezzare, con tutti i suoi misteri, gli aspetti meno conosciuti e le creature meno mostrate, quindi non è assolutamente un déjà vu, ma è tutto un'enorme novità. È un mare magnum, è un mare nostrum, e quindi è uno specchio del mare nostrum che dagli antichi ai giorni oggi abbiamo cercato di inquadrare in questi 80 minuti di docufilm. Ho detto musiche da vedere perché dal primo all'ultimo secondo della nostra opera c'è una splendida musica plurigenere del maestro conservatorista Alfesta. Oh, che rispondenza avete avuto dalle istituzioni? Perché mi sembra di capire che poi sono quelli i soggetti che possono divulgare e far conoscere questo tipo di progetti, più che perché immagino che l'esercizio, le sale cinematografiche siano un po' refrattarie a concedere spazi a questo tipo di prodotto. Sì, questo è purtroppo una verità, ma comunque le istituzioni, alcuni assessori alla cultura e all'istruzione ci hanno chiesto il documentario proprio per divulgarlo nelle scuole, attraverso anche, insomma, i vari metodi di proiezione che hanno loro, e fare addirittura dei fermo immagine per continuare a spiegare che cos'è il Mediterraneo, i pesci che certo si incontrano, insomma, le varie. Ma certo, perché per esempio quando assistiamo ai grandi successi televisivi di alcune Sky, dai, facciamo nome e cognome, no? Uno dei punti di forza di Sky è proprio questo, di alcuni documentari importanti. Ma io mi ricordo quando, diciamo, la televisione non faceva questo lavoro, noi ragazzini andavamo a vedere Mondo Cane di Jacopetti e Prosperi. Ecco, ci andavamo come l'assetato alla fonte, no? Perché conoscevi zero e poi vedevi una mammella nuda, ci fantasticavi sopra per 3 mesi. Ne parlava. Ecco, per dirti, capito quanto è importante, ho citato Mondo Cane, ve lo ricordate voi Mondo Cane? Sì, assolutamente sì. E appunto, quindi è su quella falsa linea che si continua con quest'opera, più o meno, no? Certo. Sì, non c'è nulla nel nostro docufilm di artefatto o comunque modificato a livello tecnico e tecnologico, quindi abbiamo ripreso la natura come natura crea, ecco, passateci questa piccola... No, è che ci sta, certo. Senti, ci fa tutta. Parliamo al produttore, quanto costa un prodotto di questo tipo e come si recuperano le risorse per riuscire a produrlo? Costicchia, in effetti costicchia, però mi sono comunque avvalsa di diving, insomma, che poi con cui si andava sott'acqua, di un operatore bravissimo che è riuscito a filmare e a fare degli inseguimenti incredibili, insomma, poi siamo riusciti a contenere i costi, ecco questo. Mm-hmm.
Perché poi si divertono anche molto loro, quando fanno sti numeri qua, perché vanno in giro, è vero? Esatto. Fanno dei grossi numeri. Appunto, poi fra l'altro ritornando proprio a Jacopetti e Prosperi, dunque prima abbiamo detto come natura crea, noi abbiamo conservato. Il documento di Jacopetti e Prosperi fu accusato di scene, no, fittizie, ve lo ricordate? Fu accusato di scene che erano state preparate, che non erano, ve lo ricordate questo? Appunto, cosa che oggi è decisamente superata, perché la realtà è tale e tanta che non c'è, no? Assolutamente. Appunto. Va bene. Gianluca. È molto simpatica l'operazione, anche particolare, anzi unica, perché il cast artistico, quindi gli attori, sono tutte le specie animali e vegetali dell'intero bacino del Mare Nostrum. Quindi passiamo dalla più piccola anemone al più grande pesce branchiforme, alla trigone pastinaca. Sì. Fra l'altro l'altro giorno un mio amico carissimo Maurizio Catalani, vostro collega, regista televisivo, mi parlava delle remore. Le remore che sono dei pesci che si nutrono delle carcasse, ovviamente, no? Degli animali, dei delfini, è possibile questo, è vero, no? Risponde alla realtà. Infatti, pensa. Avete in mente qualche altra cosa su questa falsariga? Su questa falsariga? No, in questo momento abbiamo in preproduzione un film. Un film. Torniamo al tradizionale, mi sembra di capire. Sì, è un genere thriller. Però l'esperienza rimane comunque memorabile e unica, e tra l'altro quello che noi miriamo non solo a diffondere come contenuto, ma anche a ottenere come risposta è emozione. Quindi qualsiasi genere di medium che intendiamo sviluppare e realizzare, purché sia emozionante, quindi soprattutto dal punto di vista della fruizione e ovviamente della diffusione. Benissimo, sono molto contento, complimenti e ci vedremo più avanti, magari se riesco a vedere nelle sedi in cui si riesce a proiettare questo film. Siamo così ancora in discussione con il film, che come diceva prima anche la Caterina è richiesto in varie regioni, in varie sedi istituzionali. Dovremmo concludere la promozione a Roma a fine aprile. Benissimo. Con un grande evento nella capitale. Benissimo, complimenti e tanti auguri. No, grazie. A voi, ai nostri amici Gianluca e Caterina, e poi vi seguiremo, perché certo, noi vi seguiremo, vi monitoriamo, va bene? Ciao, un abbraccione. Buona giornata, a voi.